Buonasera, fra pochi minuti andrà in asta la 105esima asta della Galleria Sant'Agostino, casa d'asse fondata a Torino nel 1969. L'indirizzo della prima sede in via Sant'Agostino 5 suggerì il nostro nome, appunto Galleria Sant'Agostino o casa d'asse Sant'Agostino. Nel 1983 invece ci siamo trasferiti in corso Siccardi e oggi invece ci troviamo in corso Tassoni 56. Se desiderate e se siete a Torino potete venirci a trovare in sala, perché l'asta inizierà appunto fra pochi minuti. Allora, vi avviso che per partecipare all'asta è possibile tramite il nostro sito www.santagostinoaste.it. Lì troverete tutte le indicazioni per partecipare all'asta direttamente e in diretta, anche via internet. Esplorando il sito vi renderete conto che abbiamo molte opzioni. Vi ricordo anche che siamo anche presenti su YouTube all'indirizzo www.youtube.com/santagostino. Per dei video, ci sono le nostre mostre, i nostri appuntamenti e anche su Facebook abbiamo un piccolo portale informativo e su Facebook appunto potete trovare anche le nostre informazioni, le nuove aste o le iniziative nuove. Allora, oggi pomeriggio alle ore 16 c'è stata la prima tornata d'asta, abbiamo esitato più di 370 lotti. Invece adesso questa sera ci saranno in asta e verranno banditi 150 lotti. Vi ricordo che se siete nostri clienti potete telefonare direttamente ai numeri in sovraimpressione e al 347 24 29 511 oppure 339 33 40 422 e vi potrete aggiudicare i lotti direttamente al telefono, però solo se siete già nostri clienti, altrimenti vi sareste già dovuti registrare tramite il nostro sito www.santagostinoaste.it. Allora, adesso iniziamo, vi faccio una breve presentazione dei lotti che verranno aggiudicati questa sera. Vi ricordo che la nostra casa d'aste è più che altro specializzata in dipinti dell'8 e del 900, però trattiamo anche argenti, gioielli, mobili, collezioni private. Allora, vi racconto un po' di che cosa parleremo, i lotti che verranno esitati questa sera. Allora, ci sono pittori dell'Ottocento e del primo Novecento, sono tutti quanti ben rappresentati. Tra i tanti spiccano Barabino con un importante dipinto di visionista, un paesaggio di bella misura del 1939. Abbiamo anche quattro dipinti di Carlo Follini, uno più bello dell'altro, tra i quali, non lo so, vi posso raccontare della fiaccetteria di alta data del 1898. Giuseppe Geduzzi invece è rappresentato da una giornata di mercato. Opera di piccola misura, ma estremamente pittoresca. Abbiamo anche Alberto Pasini, che è autore di Case turche a Brussa del 1873. Di Felice Vellan, infine, abbiamo una straordinaria neve, le casette a Cervinia. Nel Novecento storico invece emerge un quadro fenomenale, un magnifico nudo di Giorgio De Chirico. Ha una grande misura, olio su tela 61x79 del 1946, viene proposto come base d'asta a 150.000 euro. Tra gli artisti del XX secolo abbiamo, sempre con opere di grande qualità e di importanza, Bruno Cassinari con Una grande natura morta, Guttuso, c'è una magnifica tecnica mista che è una donna che si spoglia, si tratta ovviamente di Marta Marzotto. Tra i sei di Torino, Carlo Levi è rappresentato da un inconsueto e bellissimo nuotatore del 1971, ma segnaliamo anche due bei paesaggi di Francesco Menzio e alcune variopinte marine di Enrico Paolucci. Poi dei due fratelli Michaelis, che sono Ram e Tayat, sono presenti con numerosi capolavori. Di Ram abbiamo uno splendido nudo metafisico e invece di Tayat spiccano tre dipinti di figure polinesiane, perché in questi quadri c'è un esplicito riferimento a Gauguin, un omaggio a Gauguin. Altri pittori rappresentati, ad esempio c'è Pippo Riani, Giuseppe Piombanti. Di Ottone Rosà invece c'è un piccolo dipinto con i suoi tipici omini al tavolo, mentre di Bruno Saetti è presente una bella fanciulla degli anni 30 di grande fascino. C'è una gouache di Gino Severini del 1926, tre opere di altissimo livello di Luigi Spazzapan. Per quanto riguarda invece i pittori internazionali, c'è in asta un bellissimo Liebenstein, un Sebastian Matta, grande e bellissimo del 1960, di Miró invece abbiamo una Matita del 1973 e Nietzsche, Hermann Nietzsche invece presente con tre capolavori. E infine Sutherland,
abbiamo ben 8 opere di Sutherland, tra grafiche e pezzi unici. Vi volevo semplicemente dire questo, che in caso di aggiudicazione, le offerte saranno maggiorate dei diritti d'asta, in ragione del 20% IVA inclusa, fino a 50.000 euro. Invece, oltre i 50.000 euro, l'eventuale importo eccedente verrà maggiorato del 15%. Allora, vi aspetto, se avete pazienza, tra breve inizierà l'asta e quindi vi prego di attendere e di partecipare all'asta. Grazie e a tra poco.